Casacca gialla per il Lentigione, Forlì, casacca bianco-rossa agli ordini del signor Franzò, sezione di Siracusa, coadiuvato dagli assistenti Marrazzo di Bergamo e Perali di Chiari. Tutto pronto per l'inizio della partita, si parte in questo lancio in avanti, ancora però Esposito che cerca un varco, viene però stoppato, attenzione ancora Esposito e insiste la sua conclusione. Si tratta di Eric Ballardini con la mano numero 25, pallone ancora in area, palo e ancora la conclusione, il pallone ancora lì, insiste ancora la parata di Sorzi, occasionissima. Ali, Sanat a cercare Staiti, Staiti trova formato all'interno dell'area che però non arriva, c'è la conclusione ancora da parte di Esposito, riconquista Staiti, pallone per Esposito che effettua il suo tiro con parata a terra centrale, quindi nessun problema. Attenzione, il pallone regalato a Sanate, pallone sul sinistro in area per Formato con un rilancio lunghissimo. Tarantino, attenzione, la spizzata di Formato favorisce Sanate, il suo sinistro di portarsi in avanti con il tocco per Pera. Attenzione alla conclusione di Rapai del Forlì, attenzione ora a Sanat che cerca in palleggio di servire Casini, il suo tiro e gol, il vantaggio del Lentigione con la percussione di Sanat, pallone per Casini che di forza penetra all'interno dell'area e poi con il suo sinistro fa partire un diagonale che trafigge il portiere Ravaioli al 28esimo. A seguire l'azione e a interrompere, cerca di avviare questo contrattacco con pallone ancora su Martino che ha fatto tutto il campo ed è all'interno dell'area. Martino, la sua conclusione, la parata. Area con Rapai che va alla battuta, pallone raso terra, il tocco a seguire. Forlì e Lentigione, inizia il secondo tempo al fianco di Eric Ballardini, attenzione ha Formato che si aggiusta il pallone, ancora Formato, c'è l'ultimo tocco, combina con Rapai, un varco davanti a sé, il tocco di Pera che cerca la penetrazione centrale, c'è l'intervento di Iodice giudicato il da calcio di rigore esattamente al terzo minuto. Pera contro Sorzi, fischio dell'arbitro, parte Pera, il suo tiro, rete e c'è il pareggio del cannoniere del Forlì. Pera, il fischio dell'arbitro, parte Staiti, il suo tiro è Staiti, pallone sul destro, la sua conclusione, pallone che sfugge al portiere, un Formato di testa per Remedi che propone per Adusa, attenzione Adusa termina giù, l'arbitro dice che si può proseguire, 21esimo dubbio, poi ancora Remedi per Staiti, pallone sul sinistro, il tiro che però giunge telefonato, ancora riesce a giocarlo ancora sullo stesso Sananti, su se stesso, poi dà una gran palla a Casini, ancora il pallone per Staiti che cerca con ogni mezzo, ancora termina a terra al 28esimo anche Staiti, formato ma libera ancora la difesa del Forlì, lancio è per Pera che può controllare e alle prese con Zagnoni, ancora Pera, salta Zagnoni, termina a terra, calcio di rigore, ancora calcio di rigore per il Forlì al 32esimo. Corso di tutto il secondo tempo, il fischio dell'arbitro, parte Pera, tiro, rete e c'è il gol del 2-1. Che cerca una possibile pallone ancora per Sanat, il limite dell'area, pallonetto, traversa Adusa e pareggio, traversa di Sanat, pareggio di Adusa, il Lentigione non ci sta e segna il gol. Pera che gioca partendo molto da lontano, pallone ancora all'interno dell'area, ancora Ballardini, il suo tiro, la parata, si porta ancora in avanti con il traversone da parte, il tiro e gol, e c'è il gol da parte di Tarantino, la girata di testa sull'angolo di Staiti, ribaltato il risultato al 37esimo per il Lentigione. Staiti cerca ma non trova la deviazione Zagnoni ed è ancora Elia Ballardini che ha la possibilità di arrivare in area di rigore, poi c'è ancora un tiro e la parata di Sorzi e l'arbitro consulta il cronometro, manda tutti gli spogliatori per questa vittoria preziosa da parte dell'Lentigione.